You sound as though you're feeling the pressure. I'm not feeling the pressure, no. You cannot put pressure on me. No chance. José Mourinho è noto per avere l'ego più grande di tutti tra gli allenatori di calcio. Tuttavia, è anche un uomo che non è riuscito a trattenere le lacrime in diretta televisiva quando è morto il suo cane. O lo ami o lo odi. Ma José Mourinho è sempre sembrato un esercito formato da una sola persona contro tutto il mondo. Oggi, in questa nuova puntata di Chiacchiere da Bar, analizzeremo la storia di uno dei personaggi più importanti della storia del calcio. La sua passione per il gioco, non d'azzardo, inizia ancora prima della sua nascita, grazie al padre Felix, il quale era un portiere che ha dedicato la propria vita al calcio. Mourinho ha seguito le orme paterne, ma ha presto realizzato che il suo destino era quello di diventare un allenatore, non un calciatore. La prima decisione corretta che fece fu quella di abbandonare gli studi di economia per dedicarsi interamente a quelli dello studio dello sport. Nonostante la sua fama di persona non particolarmente modesta, Mourinho ha compreso che la sua carriera avrebbe avuto bisogno di un inizio umile, accettando qualsiasi incarico che gli venisse proposto, fino a che non è arrivata l'opportunità che tanto aspettava. Questa si è presentata in modo inaspettato, quando Bobby Robson divenne allenatore del Barcellona nel 96, ma non parlava la lingua. Mourinho venne scelto come suo traduttore, aprendo una strada che ha consolidato le sue conoscenze tattiche. Dopo l'esperienza in Catalogna, Mourinho seguì Robson anche al Porto, dove continuò ad impressionare con le sue analisi tattiche. Infatti, Robson ha svelato che i file che Mourinho gli portava fossero la cosa più incredibile che avesse mai letto. Divenne dunque assistente dell'allenatore e insieme vinsero numerosi trofei. E dopo questo periodo insieme, Mourinho ha deciso di intraprendere la sua propria carriera da capo allenatore, iniziando una nuova sfida al Benfica. Ma questa opportunità fu di breve durata, perché di lì a poco si verificò un cambio di proprietà e Mourinho non fu incluso nei nuovi piani. Nonostante questi ostacoli, Mourinho non demorse e si prese a carico l'Unión de Leiria, una squadra da mezza classifica, che dopo i primi sei mesi insieme a lui si trovava al terzo posto. Questo fece rizzare le antenne di altri club portoghesi e infatti venne a bussare il Porto, che lo ha chiamato come nuovo allenatore nel 2002. In pochissimo tempo Mourinho ha dimostrato di essere un allenatore di altissimo livello, portando il suo Porto a vittorie semplicemente straordinarie. Questo è stato solo l'inizio di una carriera che sarà costellata di successi, che lo avrebbe reso uno degli allenatori più noti e discussi della storia del calcio. Quando lo scelgono, il club stava attraversando un periodo molto difficile, lontano dalle grandi qualificazioni europee, ma Mourinho ha cambiato tutto. Avrebbe perso solamente due partite quell'anno, facendo arrivare il Porto al terzo posto in campionato e gettando le basi per la stagione seguente, dove avrebbe vinto tutto. Infatti nel 2003 vince il campionato, la Coppa del Portogallo e la Champions League, e questo è il suo primo triplet. Con questa grandissima impresa il Porto diventa la squadra portoghese più seguita al mondo e José ovviamente uno degli allenatori più ambiti. Tutti infatti avevano potuto osservarlo mentre correva sulla linea di fondo campo per festeggiare con i suoi calciatori. Quello è stato il momento in cui José Mourinho si è annunciato a tutto il mondo. Dopo aver vinto di fatto ogni titolo disponibile, era ora per José di andare oltreoceano. Il suo contratto quadriennale con il Porto infatti era giunto al termine. Dopo i trionfi straordinari con il Porto, Mourinho decise di intraprendere una nuova avventura a Londra, firmando per il Chelsea. Con questa mossa il carismatico allenatore portoghese fa la storia, diventando il primo allenatore della sua nazionalità nella storia a vincere la Premier League. Ma d'altronde lo sapeva anche da solo e non poteva di certo passare inosservato, perché ci fu un altro momento epico in una sua conferenza, dove per la prima volta si autodefinì The Special One. Again, don't, please don't call me arrogant, because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. La sua prima stagione al Chelsea gli dette ragione. Fu un trionfo, culminando con una vittoria epica della League Cup contro il Liverpool. Ma fu in Europa che Mourinho mette in luce la sua unica personalità. Durante i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, Mourinho, nel suo
classico stile, ormai lo sappiamo, era espulso dallo stadio per via delle precedenti partite contro il Barcellona, ma la sua incrollabile determinazione lo portò a introdursi di nascosto nello stadio, entrando ben 7 ore prima e scappando in un cestino per i panni. Tutto questo dopo aver fatto un grandissimo discorso alla sua squadra. Questo episodio è solamente una dimostrazione della sua ossessiva volontà di vincere e il suo amore per il gioco del calcio. Forse anche un po' ossessiva. Nonostante l'eliminazione dalla Champions League, Mourinho, come vi abbiamo già detto, vincerà la Premier League quest'anno, subendo solamente 15 gol, un record ancora ineguagliato, interrompendo un digiuno che nella parte blu di Londra mancava da oltre 50 anni. La stagione dopo, Mourinho prosegue la sua incredibile striscia di successi, conquistando anche la Community Shield e il suo 4º titolo domestico consecutivo, grazie alla seconda vittoria del campionato coi Blues. Ma Mourinho mica si ferma qui. Oltre ai 2 titoli nazionali, vince anche la League Cup e l'FA Cup, sconfiggendo rispettivamente prima Arsenal e Manchester United. È un autentico dominio, affermando Mourinho come re indiscusso del calcio inglese. Tuttavia, dopo 3 stagioni di successi straordinari, arriva una svolta inaspettata. Infatti, Mourinho e il Chelsea decidono di separarsi con un accordo reciproco. Le voci di dissidio con il proprietario Roman Abramovich iniziarono a circolare, ma la decisione alla fine sembrava essersi conclusa in buoni termini, e rimane iconica la sua ultima conferenza stampa d'addio, tirando fuori un'altra perla. The decision was made. Chelsea look forward, I look forward, they move on, I move on, I keep winning important things, they keep winning something. Ma quali sono stati quindi i passi successivi di Mourinho nel mondo del calcio? Ovviamente, come sapete tutti, è andato al Barcellona. No, aspetta, forse ho saltato un passaggio. Sì, prima di trasferirsi in Italia all'Inter, Mourinho aveva messo gli occhi su un clamoroso ritorno al Barça. Ma la dirigenza blaugrana era realmente interessata a chiamare una loro vecchia conoscenza? Si narra che Mourinho ebbe un incontro che durò diverse ore con la dirigenza del Barcellona, durante la quale presentò un'analisi molto dettagliata della squadra, evidenziando i suoi punti di forza e le sue debolezze, ma anche chi sarebbe dovuto rimanere e chi invece andare via. Si dice che la dirigenza ne rimase molto sorpresa e convinta, ma il resto non è ben chiaro. Mourinho stesso ha dichiarato che fu lui a rifiutare quel lavoro e che forse un giorno spiegherà quella situazione nel dettaglio. Un'altra versione di questa storia afferma che quando tutto sembrava già essere stato definito, una persona da sola riuscì a demolire tutto. Fu niente meno che Johan Cruyff, che avrebbe detto chiaramente che il portoghese non era la persona giusta per il lavoro e che avrebbero fatto meglio a prendersi un allenatore con nessuna esperienza come Pep Guardiola. E lì sì che nacque una rivalità. Mourinho fu profondamente ferito, ma avrebbe avuto la sua vendetta. Lo Special One portò il suo carisma e la sua esperienza a Milano, all'Inter. Nel suo primo anno vinse la Supercoppa e ovviamente, come di consueto, riuscì a vincere il campionato portando a casa lo scudetto. Nonostante però i successi nazionali, i tifosi nerazzurri rimasero insoddisfatti per colpa delle deludenti prestazioni dell'Inter in Champions League. Nel secondo anno di José Mourinho, leggende del club come Ibra, Crespo e Adriano salutarono, ma invece di rimpiangerli, Mourinho vide l'occasione perfetta per costruire qualcosa di nuovo, facendo acquisti del calibro di Milito, Snyder, Thiago Motta e Samuel Eto'o, in una delle scommesse più grandi della storia del club, se solo Fagioli avesse imparato da lui. L'arrivo di Samuel Eto'o fu il tassello mancante per costruire una squadra semplicemente incredibile. Con lui l'Inter vinse tutto, ma letteralmente tutto, completando il primo triplete della loro storia. E il secondo però, di José Mourinho. Vinsero anche la Serie A battendo la Lazio e la Coppa Italia superando la Roma in finale. Ma i tifosi comunque rimasero scettici finché non videro la loro squadra brillare nelle fasi finali della Champions League. E così fu. L'Inter divenne regina d'Europa, sconfiggendo il Bayern per 2-0 in finale, conquistando un trofeo che desiderava da quasi 60 anni. Durante il suo percorso, inoltre, José poté togliersi una soddisfazione aggiuntiva, perché in semifinale elimina il Barcellona. Proprio il Barcellona guidato da Messi nel suo prime totale e il suo rivale di sempre, Pep Guardiola. Quel Barcellona, tra l'altro, era considerata una delle squadre migliori di tutti i tempi, ma rimasero piuttosto sorpresi dalle strategie di José. Una vittoria per 3-1 nel primo turno e una sconfitta per 1-0 nella partita di ritorno, giocando peraltro in 10 uomini per gran parte della partita, portarono l'Inter in finale, rievocando
una delle immagini più iconiche del calcio, con Mourinho che corre per tutto il Camp Nou esultando e puntando la mano al cielo. Una vittoria epica, ma con una celebrazione ancora più epica. Mentre i tifosi però cantavano ancora il nome di José Mourinho per la vittoria della Champions League e del triplete, lui si congedava da loro con molta tristezza. Triste, perché quasi certo che sarà la mia ultima partita con l'Inter, disse Mourinho poco dopo aver conquistato l'Europa ancora una volta. José Mourinho arriva al Real Madrid con una missione titanica: fermare il dominio del Barcellona di Pep Guardiola, che stava trasformando i Blaugrana in una potenza mondiale. Se volete un video su Guardiola, commentate qua sotto. Il suo primo classico però è stato un tracollo: 5-0 per il Barcellona. Florentino Perez, presidente del Real Madrid, l'ha definita la peggiore partita della storia del club, mentre Mourinho l'ha considerata la più grande sconfitta della sua carriera. Ciononostante, Mourinho non ha mai risparmiato le critiche per Guardiola, affermando che si sarebbe vergognato di vincere una Champions League come aveva fatto Pep nel 2009. Gli stava sostanzialmente dando del ladro. Nel 2011 il classico è diventato l'evento calcistico più atteso del mondo, e quell'anno il Real Madrid e il Barcellona si sono sfidati 4 volte nel giro di 18 giorni. Una partita di Liga, una finale di Coppa del Re e 2 partite di Champions League. Ronaldo contro Messi, Mourinho contro Pep. Sembrava l'NBA, ma del mondo del calcio. Guardiola aveva vinto il triplete nel 2009. Mourinho era stato il re del 2010. La partita di Liga è finita in pareggio, ma lanciò il Barcellona verso il titolo nazionale. Ma anche le finali di Champions League sono state conquistate da Messi e dai catalani, che poi hanno vinto il trofeo. Il Real Madrid dovette consolarsi con la vittoria della Coppa del Re. Ma a Madrid le cose non stavano andando bene come si sperava. Infatti il comportamento di Mourinho, lo sappiamo, è sempre stato controverso. Ma lì con i Blancos è stato semplicemente esagerato. Si dice che abbia spinto Ozil a lasciare la propria fidanzata, dicendogli che se la fossero passata tutti i giocatori dell'Inter. Ma come fai a dirgli una cosa del genere? Eppure lo staff tecnico! Nonostante alcuni piccoli successi, la sua permanenza al Real Madrid è stata segnata da episodi negativi dentro e fuori dal campo. Infatti, non finisce lì. Per rimanere fedele al soprannome di The Special One, fece ammonire Sergio Ramos e Xabi Alonso in una partita in quel momento diffidati, facendoli saltare l'ultima partita dei gironi per renderli completamente liberi al momento degli ottavi di finale. Furono infatti ammoniti per perdite di tempo in una partita che stavano vincendo 4-0. La UEFA logicamente ha multato sia i giocatori che il club. Dopo 3 stagioni con sì alcuni trionfi nazionali ma nessuno internazionale, Mourinho lasciò il Madrid, chiudendo così un capitolo un pochino controverso della sua carriera. José Mourinho torna a Londra nel 2013, 6 anni dopo la sua partenza. Sebbene più maturo, la sua personalità unica ma anche controversa era assolutamente rimasta intatta. Presto si trovò protagonista in varie dispute pubbliche contro tanti suoi avversari. La sua prima stagione non portò alcun tipo di titolo, ma fu segnata da un episodio che ad oggi potremmo definire virale. Durante una partita contro il Crystal Palace, rimproverò un giovane raccattapalle, suggerendogli che qualcuno, se avesse continuato così, gli avrebbe tirato un destro nel futuro. Questo comportamento ormai tipico di José Mourinho provocò molto scalpore, ma di fatto non gli costò nemmeno una giornata di squalifica. In quel momento sembrava intoccabile. Nel 2014, durante il derby londinese tra Arsenal e Chelsea, Wenger e José Mourinho arrivarono quasi alle mani. Mourinho definì il suo rivale uno specialista nell'insuccesso, scatenando una lite sul bordo del campo. You know, he is a specialist in failure. I'm not. Questo tipo di eventi dominarono l'attenzione mediatica di Mourinho durante queste stagioni al Chelsea, in cui nonostante la vittoria della League Cup e della Premier League, la sua personalità oltraggiosa continuò a far discutere. Un altro episodio molto eclatante coinvolse la moglie di Rafa Benitez. L'allenatore spagnolo si era spesso trovato a sostituire sulla panchina José Mourinho nelle squadre che aveva appena lasciato, e l'allenatore portoghese rispose alle critiche della moglie dicendo che non dovrebbe preoccuparsi di quello che fa lui, ma dovrebbe piuttosto curare la dieta di suo marito. Una cosa che se l'avesse detta oggi probabilmente sarebbe in carcere. Ma non finisce qui. Nella stagione 2015-2016, un litigio con la fisioterapista del Chelsea, Eva Carneiro, portò a gravi conseguenze. Mourinho criticò fortemente Carneiro per essersi precipitata in campo per soccorrere un calciatore, portandola poi a lasciare il club subito dopo e a intraprendere un'azione legale. Questi episodi e molti altri portarono alla partenza di José Mourinho nel 2015 a dicembre. José Mourinho lasciò il Chelsea, ma non la Premier League, in quanto fu scelto per guidare il Manchester United dalla stagione 2016-2017.
portando ai Red Devils una delle migliori stagioni dall'era di Ferguson, vincendo la League Cup, la Community Shield, piazzandosi al secondo posto alla seconda stagione in Premier, il loro miglior piazzamento degli ultimi 10 anni. Ma la cosa sicuramente più importante è che riportò un successo internazionale a Manchester, vincendo l'Europa League con i Red Devils. La squadra funzionava alla perfezione, con un David De Gea clamoroso tra i pali, che alternava con Romero, il quale giocava le partite di Coppa, e supportati da una difesa guidata da Antonio Valencia. Il centrocampo composto da Pogba e Fellaini brillava, con Herrera a supporto dell'attacco, e offensivamente avevano l'allora giovane promessa Marcus Rashford e due veterani, Wayne Rooney e Zlatan Ibrahimovic. Sembrava che Mourinho potesse diventare uno degli allenatori storici dello United. Tuttavia, per via di tensioni che aveva con giocatori come Pogba, il suo soggiorno ad Old Trafford non si prolungò troppo. Il francese stesso ha confermato la sua difficile relazione con l'allenatore, e questa cosa avveniva sin dal principio, visto che non aveva l'opportunità di parlare direttamente con lui, ma solo col suo agente. Questo fu uno dei motivi che portò alla separazione anticipata con lo United, soli 6 mesi prima della scadenza del suo contratto. Nonostante ciò, Mourinho non smise mai di vantarsi della sua illustre carriera e a paragonarsi con gli altri allenatori. 3 premierships and I won more premierships alone than the other 19 managers together. 3 for me and 2 for them. Respect, man. Dopo un anno senza allenare, andò al Tottenham. È sicuramente la parte più buia della carriera di Mourinho, anche perché è l'unica senza trofei. Ma via, quante colpe ha? È sempre il Tottenham. Parliamoci chiaro, il Tottenham è una squadra in cui sembra impossibile vincere. È come se fossero maledetti. E poi sono stati pure poco furbi, perché hanno deciso di esonerarlo anticipatamente prima di una finale, che ovviamente hanno perso. Sempre molto fiducioso delle sue capacità, accetta una sfida enorme qualche mese dopo, decidendo di allenare niente po' di meno che la S Roma. Dai Roma! Quasi fatta apposta che ne parli io. Ovviamente tutto casuale. Molti furono sorpresi da questa nomina, poiché la Roma non aveva vinto trofei dal 2008 e si trattava solo della Coppa Italia, tra l'altro. Ed era di fatto una squadra da 6° o 7° posto in quel momento. Ma Mourinho sapeva esattamente ciò di cui aveva bisogno. Trasformò un ambiente pessimista in uno pieno di speranze. La sua prima stagione ebbe molte controversie durante il percorso, soprattutto perché l'ambiente romano non è molto abituato a sognare un trofeo europeo, essendo più contenti di un buon posizionamento in campionato in Serie A. Quell'anno però non andò un granché e non avvicinò affatto la Roma al suo obiettivo, e cioè la zona Champions, ottenendo infatti un 6° posto. Ma ciò che conta davvero in questo caso è una cosa sola: José Mourinho riuscì di nuovo a conquistare l'Europa. Vinse la prima edizione della UEFA Conference League, portando alla Roma il primo trofeo internazionale negli ultimi 50 anni, che poi quello che vinse la Roma era un bonsai, quindi nemmeno contava in tutta la storia della Roma, facciamo dai. Mourinho scoppiò in lacrime dopo la vittoria, poiché divenne l'unico allenatore a aver mai vinto il triplete UEFA, quindi Conference, Europa e Champions League. Facciamo che il 3 è il suo numero preferito, perché sennò non si spiega. E ecco perché gioca con la difesa a 3. Questo video mi ha fatto capire tante cose. Decise dunque di immortalare questo istante facendosi tatuare tutti e 3 i trofei sul braccio. Dopo una stagione così a Roma si respirava un'aria totalmente diversa, e anche la squadra in campo veniva vista diversamente. Ma comunque il campionato della scorsa stagione è andato più o meno alla stessa maniera, con più rammarico stavolta però, dato che i capitolini si trovavano al 3° posto fino alla 30ª giornata. Ma per colpa di molti infortuni inaspettati avvenuti tutti nello stesso tempo, Mourinho si trovò davanti ad un bivio: dare tutto in campionato per difendere la zona Champions o tentare un folle all-in sull'Europa League. Ma ovviamente, nell'unico stile che conosciamo di José Mourinho, scelse ovviamente la seconda opzione, riportando la Roma in finale per il 2° anno consecutivo. Purtroppo però, per la prima volta, la dea bendata delle finali non gli ha sorriso a favore. Perde ai rigori contro i capi della competizione, il Siviglia. Un risultato che di fatto pesa ancora molto a José, che nelle conferenze stampa continua a dire che ha vinto 5 trofei europei e mezzo, visto lo sceno arbitraggio che ha dovuto subire quella sera. Anche qui, come ha già fatto in passato, dopo la partita andò a cercare l'arbitro per fargli capire quanto si fosse comportato male secondo lui. Ridiamo per non piangere, ma questo gli è costato 4 giornate di squalifica nell'Europa League seguente che stiamo giocando quest'anno. Non possiamo dire dove andrà Mourinho dopo la sua terza e probabilmente ultima stagione con la Roma. L'unica cosa che sappiamo con certezza è che
qualsiasi cosa faccia, sarà per noi una gioia guardarla. Perché per così tanto tempo molti di noi avevamo questa prospettiva, e cioè che fosse solo una personalità arrogante, ma col passare del tempo è diventato abbondantemente chiaro che Mourinho potrebbe essere uno dei più grandi e rispettati personaggi della storia dello sport. Ed ecco come José Mourinho è diventato The Special One.